avranno un tetto sulla testa e un luogo caldo in cui ripararsi, almeno quelli che lo vorranno. A garantire che l'inverno sia lieve e senza fissa dimora è l'assessore Adelchi Sulpizio, che ha risposto alle domande del TG8 dopo le segnalazioni sul tutto esaurito nel dormitorio comunale. Quest'anno è stato complicatissimo, non era Covid, con tutte le problematiche Covid, attivare un dormitorio. Noi siamo già mossi per tempo e siamo riusciti a passare, siamo a partire, siamo fra i primi comuni in questo senso, perché visto la difficoltà ogni giorno bisogna fare pulizia, igienizzazione, tamponi alle persone che entrano e che escono. Tutto il dormitorio che avevamo allestito in via del circuito è pieno, ma abbiamo anche altre risorse, abbiamo la Caritas con in via Lento che accoglierà altre persone, e non ricordiamo in questo senso che già avevamo già 16 persone all'interno di un progetto che è stato premiato a livello nazionale fra i più belli d'Italia, l'Housing First, che vede coinvolti già da un anno senza persone bisognose, senza fissa dimora, che vengono trovate una sistemazione all'interno di appartamenti confiscati alla criminalità. Sì, all'interno di Via Terno, quindi appartamenti confiscati ai criminalità dati a persone che erano in difficoltà, che sono in difficoltà. Su questo diciamo che oggi che stiamo facendo? Abbiamo tutte le sere, abbiamo delle unità di strada, sempre grazie alla cooperativa On The Road, che è il nostro braccio armato del comune, che provvede a dare un'assistenza immediata a queste persone, perché non ci dobbiamo scordare che molte di queste persone non vogliono essere allocate al coperto, quindi in quel caso si agisce dando coperta, dando dei viveri, dando dei pasti caldi, quindi dandole anche il supporto, dando anche tutti i dispositivi di protezione, perché diciamo che oggi l'assistenza a queste persone è un'assistenza non soltanto di carattere diciamo umanitario e dando anche degli alimenti, ma anche un'assistenza di carattere medica, vedendo che effettivamente queste persone hanno bisogno in questo periodo di pandemia anche delle necessità. In questo caso le persone vengono prese, vengono fatte anche i tamponi per verificare se hanno bisogno di altri tipi di aiuti. Tutte le associazioni che collaborano con il Comune stanno facendo la loro parte.